Forse il regista veramente riesce a hanno troppi smartphone in quest'ultimo periodo. Infatti, in queste settimane ho provato LG Q6, uno smartphone che va bene ma non benissimo. Vi spiegherò il perché durante questa recensione. Io vi ricordo che potete acquistare LG Q6 intorno ai 300 euro ed è per questo che questo smartphone mi ha convinto per metà, ragazzi. Io vi invito subito a lasciare un bel like per sostenerci, iscrivervi al canale e lasciare anche un piccolo commento se avete voglia. Adesso, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere da vicino questo LG Q6. L'estetica di questo LG Q6 devo dire che è veramente bella. Innanzitutto la parte posteriore è realizzata in plastica, rimangono veramente tanto reeditate e questo forse può essere un conto. Nella parte inferiore abbiamo il jack per le cuffie, l'entrata tipo micro USB. Nella parte laterale di destra abbiamo bilanciere del volume, slot per una nano SIM e slot per una seconda nano SIM, quindi dual SIM, questo è LG Q6 e abbiamo la possibilità anche di inserire una micro SD, scusate ragazzi. Nella parte invece opposta, quella di sinistra, abbiamo il pulsante accensione e spegnimento, mentre come vedete la parte superiore è liscia. Il display di questo LG Q6 è di 5,5 pollici e misura 142,5 x 69,3 x 8,1 mm. E ragazzi, pensate che pesa solamente 149 grammi. Devo ammettere che portarsi in giro questo smartphone è veramente comodo, piccolo, leggero e molto utile. La fotocamera posteriore di questo LG Q6 è da 13 megapixel accompagnata da un flash LED posto nella parte posteriore, precisamente nell'angolino sinistro di questo smartphone. Le foto, come potete vedere, sono nella norma, ma non è che siano proprio stupende. La fotocamera anteriore invece è da 5 megapixel e questa devo ammettere che fa delle foto veramente belle. L'applicazione è ben fatta, abbiamo la possibilità di modificare le impostazioni delle foto e dei filmati che vengono registrati con una qualità di Full HD a 16 noni, scusate ragazzi, 30 frame per secondo. Possiamo cambiare modalità, possiamo applicare dei filtri, cambiare o ruotare la telecamera e tutte le diverse opzioni che abbiamo ormai su tutti gli smartphone. Parliamo del display di questo LG Q6 che come molti di voi sapranno è da 5,5 pollici con una risoluzione di 1080x2160 pixel. I colori devo dire che si vedono molto bene anche sotto la luce del sole, quando di solito gli smartphone si comportano in maniera non proprio benissimo, in maniera proprio non ottimale, scusate. Come potete vedere da ogni angolo di visuale, il telefono rispetta i colori sia con una luminosità più alta sia con una luminosità leggermente più bassa. Vedete che comunque rimangono molto reeditate impresse sul dispositivo, come vi dicevo prima.
anche sulla parte posteriore di questo LG Q6, un display che, come vi stavo facendo vedere, ha un rapporto 18 noni, quindi è full vision, full display senza i bordi enormi. La luminosità, quando è impostata sul massimo, rende veramente la visibilità di questo smartphone ottima. Spostiamoci sulla parte hardware e software che caratterizza questo smartphone dal punto di vista del sistema operativo. Come vi faccio vedere adesso abbiamo Android 7.1.1, quindi l'ultima release di Android. Potete vedere il livello patch di sicurezza di Android, è stata aggiornata il 1 settembre 2017, quindi abbastanza recentemente. Versione Android Nougat. Telefono abbastanza fluido, alcune volte devo ammettere che si può bloccare, non tante volte, ma può capitare questo piccolo inconveniente. Diverse applicazioni, come per esempio Tap Memo, che ci permette di scrivere per prendere delle semplici note, disegnare, come potete vedere. Oppure possiamo anche accedere alle applicazioni essenziali, dove troviamo il calendario, le solite comunque applicazioni presenti di sistema sullo smartphone. Servizi offerti da LG per l'assistenza di questo LG Q6, un telefono dual SIM con la possibilità di spegnere direttamente alcune funzioni dal widget che possiamo impostare, due SIM, quindi due nano SIM possiamo inserire. Per quanto riguarda il reparto hardware, abbiamo un Snapdragon 435, quindi un processore prodotto da Qualcomm, con 3 GB di memoria RAM e 32, scusate, GB di memoria interna, che sono comunque espandibili grazie all'inserimento di una micro SD fino a 256 GB. GPU Adreno 505, come dicevo prima, il telefono è abbastanza fluido, come potete vedere andiamo sul sito di TecnoAndroid. Scorre abbastanza velocemente. Quando clicchiamo, per esempio, su un articolo, come potete vedere, i tempi di scorrimento sono veramente brevi. Passiamo un attimo ancora al sistema operativo. Sono tantissime le opzioni di personalizzazione. Possiamo impostare la schermata home con diversi effetti. Possiamo modificare la visuale delle applicazioni. Possiamo per esempio impostare una griglia 5x5, vi faccio vedere velocemente com'è il risultato, leggermente più piccole sono le applicazioni. Siamo arrivati alla parte conclusiva di questa recensione. Nel complesso, LG Q6 si è comportato bene, ma non benissimo, come vi dicevo all'inizio, perché è uno smartphone con un'ottima estetica, un'ottima costruzione, ma che a livello hardware e software forse ha ancora qualche piccolo problemino, ma che LG potrà sicuramente risolvere con aggiornamenti o sicuramente con altri smartphone futuri. Per la sua fascia di prezzo sicuramente rimane un ottimo smartphone, anche se è in competizione con molti altri telefoni di questa fascia di prezzo. Ragazzi, io vi invito a lasciare un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale. Qua nell'info box trovate il link per l'acquisto di questo LG Q6 e trovate anche la recensione scritta su technoandroid.com.